Video ricetta della tarta tenna. Ingredienti per la pasta brisée: 250 g di farina, 125 g di burro, 100 ml di acqua, un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero e una bustina di vanillina o della vaniglia in polvere. Ingredienti per il ripieno: 8 mele, 100 g di zucchero, un limone, 80 g di burro. Posizionare una tortiera del diametro di 26 cm con il bordo alto sul fuoco. Qui mettere lo zucchero e far cuocere a fuoco basso finché non si scioglie. Quando lo zucchero è diventato marroncino, mescolare ed aggiungere il burro fuso. Togliere subito dal fuoco e mescolare ancora per amalgamare perfettamente i due ingredienti. Pelare e privare le mele del torsolo bagnandole con del succo di limone per evitare che anneriscano. Distribuirle quindi nella tortiera a raggiera facendo in modo di coprire perfettamente il fondo. Rimettere quindi la tortiera sul fuoco coprendola con un coperchio e far cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti. Nel frattempo, prendere e stendere la pasta brisée ad uno spessore di 3-4 cm e ritagliare da questa un disco del diametro di circa 30 cm, ovvero superiore alla tortiera usata per la tarta tenna. Prendere la tortiera a temperatura ambiente e mettervi sopra la pasta, schiacciando bene verso l'interno il bordo. Incidere al centro la pasta e praticare dei buchi, quindi infornare la tarta tenna a 200 gradi per 15 minuti. Proseguire la cottura per altri 15 minuti abbassando la temperatura a 180. A fine cottura sfornare la torta. Mettervi sopra un piatto e capovolgerla. Con l'aiuto di un coltello staccare la torta dai bordi della tortiera e lasciarla cadere nel piatto.